Monica De Gennaro, al primo giorno di preparazione, sei qui, un po' una novità, come è andata l'estate, ma soprattutto con che prospettive ti approcci a questa nuova stagione? Niente, sono molto contenta di riniziare, comunque fa piacere essere qui e riniziare la preparazione con Conegliano. Ho fatto un'estate di vacanza dove mi sono riposata, ho assistito un po' la mia famiglia, che era comunque da tanto tempo che non facevo un'estate così lunga, e ho recuperato un po' le energie mentali e fisiche e pronta per iniziare una nuova stagione. Con una stagione dove, dopo la divoluzione dell'anno scorso, quest'anno pochi cambiamenti. Potrebbe essere una delle forze della squadra rispetto alle altre squadre che hanno cambiato tanto per cercare di alzare l'asticella? Sì, sicuramente può essere sicuramente un punto di forza, anche perché tanti giocatori ci arriveranno tardi e si inizia subito, quindi il fatto di conoscersi già è sicuramente un punto a nostro favore. Però penso che il livello si sia alzato ancora di più rispetto all'anno scorso, quindi bisognerà far sì che questo gruppo già amalgamato diventi ancora più forte. Ecco, sei in doppia cifra ormai con gli anni di presenza qui con Conegliano, te la saresti mai aspettato? Insomma, ogni anno è un anno in più. Sì, no, non me l'aspettavo, tutti dicevano vabbè, arriviamo a 10, il prossimo è l'11, quindi sono molto felice di essere qua, ormai mi sento a casa e già sono contenta di poter giocare ancora per questo club. Ecco, una cosa anche particolare nello sport in generale, ormai non ci sono più le bandiere, dicevano. Come ti senti questo ruolo di bandiera di una squadra? Ma non ci faccio troppo caso, nel senso che io sono contenta di essere qua e di giocare per questo club, e diciamo che negli anni Conegliano ha cambiato tantissime volte il roster, quindi per me è sempre stato un anno con tante emozioni ogni anno, quindi anche questo ha fatto sì che magari questi 11 anni non mi pesassero così tanto giocare nella stessa squadra. Anche perché qui ci sono dei tifosi che l'ultima volta che siamo stati qui dentro, insomma, sanno come fare festa, come farvi sentire importanti. Vuoi salutare per sì, l'11ª volta i tuoi tifosi? Vi aspetto al Palaverde, noi da oggi iniziamo e voi siete sempre una marcia in più per noi, quindi ci vediamo presto. Ciao!